Ciao Game Timers, oggi torniamo a parlare di robot e per la precisione di una casa giapponese non famosissima. Si tratta della Evolution Toys, che negli ultimi anni si sta facendo conoscere sempre di più dagli appassionati del settore grazie alla produzione di robot non ancora presenti sul mercato o se presenti oramai andati fuori produzione e quindi difficili da recuperare. Una delle principali caratteristiche dei modelli della Evolution Toys sono la presenza dei magneti a collegare le varie parti del corpo e purtroppo un utilizzo di molta plastica, a differenza di tante altre case dove la presenza di metallo è molto più rilevante. Qui possiamo vedere una panoramica delle uscite di fine 2015, come il Poseidon, il Baratak e la testa di Goldrake, ed anche due nuovi prodotti usciti da poche settimane, il Robot Junior, tratto dalla grande Mazinga, e il Daikoijin, meglio conosciuto in Italia col nome di Kingstar, l'ipergenio, tratto dall'anime Calendar Man, entrambi della linea Dynamite Action. Andiamo ora ad analizzarli nel dettaglio. Kingstar è alto circa 17 cm, realizzato in ABS, PVC e magneti. Si tratta di un robot trasformabile. Come dotazione di accessori troviamo mani di ricambio, varie armi come la spada, l'alabarda ed un arco con la freccia. Nella confezione troviamo anche il cavallo robot, Sagittarius, che combinandosi con Kingstar permette di creare la versione Centauro, che come in ogni puntata riesce a sconfiggere la macchina da guerra di lunedì, sabato, settembre e ottobre, scagliando una freccia contro la plancia di comando. Passiamo ora al secondo robot. Robot Junior, pilotato da Shiro Kabuto, con chiara ispirazione ai giocatori di baseball, è alto circa 11 cm, anche questo dotato di magneti e realizzato in plastica. Come accessori troviamo delle mani di ricambio, due mazze da baseball ed un sasso, oltre al secondo casco di comando, il Jet Cap, che nell'anime si unisce per diventare il centro di comando del robot. Come anticipato all'inizio, sono sicuramente dei robot che possono andare a completare le collezioni di molti appassionati di Chogokin. A livello di prezzo parliamo di circa 200 euro per il Kingstar e 50 euro per il Junior Robot e tengo a ringraziare la Evolution Toy e la MC Trading per averci fornito questi meravigliosi prodotti. Come valutazione darei un 9 per il Junior Robot, sicuramente un bel pezzo, ad un prezzo accessibile che può tranquillamente fare compagnia al grande Mazinga della Bandai. Mentre per il Kingstar qui starei su un 8, sicuramente anche in questo caso un bel robot ed un personaggio interessante. Abbiamo però riscontrato alcune sbavature sulla vernice, prevalentemente sul cavallo. Piccole cose che sicuramente non rovinano la complessità del modello, ma che sicuramente non rendono felice il collezionista. Per oggi è tutto, alla prossima puntata. Ciao!